Con questa si apre il paracadute principale e con questa lo si rilascia. Questa maniglia viene tirata solo in caso d'emergenza. Nel video si vede l'uomo tirare questa maniglia senza alcun motivo. Come vedete, l'istruttore se ne accorge e cerca di allontanargli la mano. Purtroppo non l'ha presa. Appena si apre il paracadute, Scott perde il controllo. Ora la situazione è rischiosa, sia per lui che per i suoi istruttori. Avvicinarsi troppo a un paracadutista fuori controllo è molto pericoloso perché non sai che cosa sta per succedere. Il paracadute potrebbe piegarsi o aprirsi e la sua traiettoria può cambiare, quindi è facile scontrarsi, anche perché se si allarga troppo la gamba potrebbe roteare velocemente e violentemente proprio come un'elica. Un eventuale scontro sarebbe catastrofico. Purtroppo il paracadutismo non è uno sport in cui ci si può fermare e dire: ok, abbiamo sbagliato, fermiamoci. Accade tutto velocemente e non ci sono secondi tentativi. E quando qualcosa va storto in caduta libera, a oltre 200 km orari, ogni errore può essere catastrofico. A Rantoul, Illinois, non passa molto prima che quest'uomo finisca nei guai. Il suo paracadute si apre in anticipo e si incastra sull'ala. Riesce a staccare il paracadute principale e ad aprire quello secondario, riuscendo così a sopravvivere. Attenzione! Attenzione! Le funi di questi paracadutisti si aggrovigliano, facendoli atterrare duramente su un tetto di alberi. Il paracadute è difettoso e il paracadutista cade a terra. Sono in pericolo! Spostati sugli alberi! Solo un albero gli salva la vita. Ok, sono su un albero a 15 metri d'altezza. Sto bene, ma se mi lascio cadere potrei rompermi una gamba.